Una revisione sarebbe una perdita di tempo. Nelle 38 pagine di custodia cautelare del febbraio 2016, quando i tre vennero arrestati, c'era già scritto tutto. Se poi hanno voglia di buttare via dei soldi per gli avvocati, li buttino pure per tentare questa cosa, ma francamente non credo arrivino tanto lontano. Lo afferma Paolo Noventa, fratello di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, Padova, tragicamente uccisa nella notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016. La condanna per il suo omicidio è stata emessa a carico dei fratelli Freddi e Deborah Sorgato, ritenuti colpevoli di omicidio volontario premeditato e distruzione di cadavere, con una pena di 30 anni di carcere. Manuela Cacco, amante di Freddi, è stata anch'essa incarcerata, con una condanna a 16 anni e 10 mesi, più lieve rispetto agli altri due colpevoli. Le ragioni di una pena meno severa risiedono, innanzitutto, nella scelta di Manuela Cacco di essere giudicata con il rito abbreviato, che le ha garantito uno sconto su un terzo della condanna. Inoltre, la sua cooperazione con gli inquirenti nella ricostruzione degli eventi davanti alla squadra mobile di Padova ha influito sulla determinazione della pena. La sentenza definitiva della Cassazione, che ha concluso il percorso giudiziario, risale al 2021. Nonostante siano trascorsi appena 2 anni e mezzo dalla sentenza, Manuela Cacco gode già di alcuni benefici grazie alla sua buona condotta. Considerata una detenuta modello, le è consentito di uscire di prigione una volta alla settimana per svolgere attività di volontariato. Nonostante il tempo trascorso e gli appelli di Paolo Noventa e di sua madre Ofelia Rampazzo, scomparsa all'inizio del 2020, il corpo di Isabella non è mai stato ritrovato. Mamma e fratello desideravano dare a Isabella una degna sepoltura, con Ofelia che avrebbe voluto almeno deporre un fiore sulla tomba della figlia, chiedendo solo questo. Ma il cosiddetto trio diabolico, termine coniato dalla stampa, ha costantemente rifiutato di svelare il luogo in cui è stato nascosto il corpo della segretaria. Senza un cadavere, manca anche una parte fondamentale della verità. La modalità con cui Isabella è stata uccisa non è mai venuta alla luce, così come manca un movente certo. È proprio in base a queste presunte lacune che Freddy potrebbe decidere, in collaborazione con il suo avvocato, di avanzare una richiesta di revisione del processo. Allo stesso modo potrebbe farlo la sorella. Questo è quanto dichiarato dal loro avvocato, Gianluigi Pieraccini. Ci sono buone possibilità che un ricorso stia in piedi. I Sorgato non mi hanno chiesto di farlo, ma credo che i giudici abbiano trascurato molti aspetti. Non si uccide qualcuno senza un movente, e in questo processo un movente non c'è. Un eventuale ricorso dovrebbe essere presentato per competenza territoriale presso la Corte d'Appello di Trento. Tuttavia, è importante notare che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha precedentemente respinto un primo ricorso presentato dall'avvocato, ritenendo che non sussistessero elementi sufficienti per valutare l'iter giudiziario dei due imputati. L'evolversi della situazione legata alla strage di Erba ha in qualche modo riacceso le speranze anche nel caso dei Sorgato. Questo è quanto dichiarato dall'avvocato. Non abbiamo ancora trovato le prove, ma io continuo a sostenere che Freddy sia innocente. Non c'è stato nulla di premeditato. Non c'era alcun motivo per uccidere Isabella. E sulla Cacco aggiunge: Manuela ha mentito. Anche la Cassazione dice che non è pienamente credibile. È stata solo lei ad accusare i due fratelli. Esiste anche un'altra possibilità sorprendente. I Sorgato potrebbero accusarsi reciprocamente nel tentativo di preservare la propria situazione. Per avanzare una richiesta di revisione, Freddy dovrebbe presentare prove che dimostrino come l'omicidio sia stato commesso da Deborah. Tuttavia, la stessa strategia potrebbe essere adottata anche da Deborah. Rimane da vedere come si svilupperanno gli eventi. Freddy afferma che la morte di Isabella è avvenuta in un contesto legato a un gioco erotico estremo. È soffocata durante un rapporto consenziente, io ho solo nascosto il corpo. Se davvero le cose si sono svolte in questo modo, perché non rivelare il luogo in cui ha nascosto i resti? Tornando a Manuela Cacco,
la notizia della sua liberazione temporanea per svolgere attività di volontariato ha suscitato indignazione in Paolo Noventa. L'uomo non riesce ad accettare il fatto che, nonostante una condanna già leggera, le autorità si siano mostrate ulteriormente clementi nei confronti di una donna responsabile della morte di sua sorella. Infatti Cacco fu artefice della pianificazione del delitto e cercò di deviare le indagini. Paolo esprime così la sua frustrazione. La Cacco non ha nemmeno scontato la metà della pena e a me non è arrivata nessuna lettera di scuse da parte sua. Hanno tentato di farla franca sostenendo che fosse stato un omicidio colposo. Oggi provo tanta rabbia. Il corpo di Isabella non c'è e per ottenere il suo certificato di morte ho lavorato anni. Insomma, anche la burocrazia in questa tragica vicenda non ha affiancato i Noventa. Paolo continua. Manuela non si è trovata lì per caso. Ha avuto un ruolo. E ora, come se nulla fosse, va a fare volontariato. Ha trovato solo il modo per uscire di prigione. Paolo Noventa non nutre fiducia nella redenzione del cosiddetto trio diabolico. Ritiene che nessuno dei tre si pentirà mai delle proprie azioni. Ma cosa accadde nella tragica notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016? Secondo la ricostruzione degli inquirenti e la successiva valutazione dei giudici, la segretaria fu ingannata in una trappola. Freddy, con cui aveva avuto una relazione tumultuosa, la portò a cena e successivamente simulò un mal di testa per convincerla ad accompagnarlo a casa sua, dove Deborah l'attendeva. Una violenta lite scoppiò tra le due donne, culminando in un tragico epilogo. È stata Manuela Cacco a rivelare che Deborah colpì Isabella alla testa con un martello, sebbene lei stessa non fosse presente durante l'atto, ma ne fu informata successivamente. I due fratelli si sbarazzarono del corpo e, nel cuore della notte, organizzarono una messa in scena per depistare le indagini. Costrinsero Manuela a indossare il giubbotto di Isabella e le chiesero di passeggiare sotto le telecamere della piazza centrale di Padova. Il loro intento era far credere agli investigatori che Isabella fosse ancora viva in quel momento, allontanandosi volontariamente. Ma il piano non ebbe successo. Nei giorni successivi alla denuncia della scomparsa da parte della famiglia Noventa, gli investigatori analizzarono i filmati e si accorsero che la persona ripresa dalle telecamere non era la segretaria. I sospetti si focalizzarono immediatamente su Freddy, ballerino e autotrasportatore, l'ultimo ad aver visto Isabella. Nonostante avesse dichiarato di averla salutata dopo cena, la sua versione non risultò convincente. Un mese più tardi venne arrestato insieme alla sorella e all'amante. Messo alle strette, ammise che Isabella era morta sotto i suoi occhi durante un gioco erotico. Successivamente si svolsero i processi e le relative condanne.